Cuneo della forgia. Diavolo sarà il cuneo della forgia? Distrugge l'idolo cinese. Ok, a posto. Il joypad della PS3, gli analogici non hanno questa grande reattività. Sono più le volte che casco di sotto quando ci sono queste situazioni. Torre nebbiosa. Oggettino. Ascensore, mi sa, immagino di aver capito. Ok. Ah, bentornato a chi c'è, vedo che ci sono. Se qualcuno sta piano piano cominciando a ritornare. Abbiamo acceso il falò, riposiamoci. Vediamo un po' quanti. Allora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beh, insomma, quindi piccolo non è come ambiente. Tocca evocazione. Tocca evocazione. C'è così tanto bisogno delle evocazioni? Io non vorrei tanto evocare, non peraltro, ma vabbè, andiamo senza. Ecco. Direi che c'è della piromanzia, eh. Ah, ok, quindi non si uccide. Così, è giusto per rompere le balle, eh. Via dalle balle. Adesso abbiamo capito a cosa serve questo nuovo oggetto. Magari non era il caso di utilizzarlo qua, perché questo lo potevo tranquillamente evitare. Oh, in genere quando si va verso il basso si va verso i punti peggiori. Vediamo un po' se anche stavolta. Anello della destrezza, che è estremamente costoso. C'è qui sotto. Vediamo se riesco a fare una zozzeria. Io ti vedo, ma non riesco. Qui hanno fatto del lavoro di design, come vedete. Hanno fatto in modo da non permettere a. Ah, vediamo l'anello della destrezza. Ah, la 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 la. Me lo sono perso, ragazzi. Talmente tanti. Giustamente aumenta la destrezza. Beh, è chiaro. Ok. Anima di Natalia, sposa della Cenere. Buono, ci piace. Ci piace trovare anime a gratis, come si dice. Allora.
io ho fatto tanto adesso per equipaggiare questo, però in questo l'anello del gatto è sempre meglio. Allora, ah, ecco, vedi, sei pronto? Mi fanno già capire che comincia a tirare una brutta aria. Qui c'è qualcuno? Stava lì sotto, non lo vedo neanche da qua, mi sa. Scusate, questa è la mia anima da cecchino, che anche in Dark Souls. Tua. Sentite che cantilena, eh? Parecchia cenere, ragazzi, direi che, visto che comunque qui il tema è sempre e comunque il fuoco che ha distrutto più o meno tutto. Porco zio! Ma che siete matti? Ma non si fa! Vai di veleno? No, pensavo niente, non mi ha triggerato il veleno. Ci sono rimasto abbastanza male, devo dire. Ok, questi hanno dei pattern di attacco che comunque sembrano abbastanza prevedibili. Il problema è un altro. Mi sa che il veleno me lo devo fare, a parte che sono non morti, quindi il veleno è grazie che non prendo. Lì c'è un oggetto da prendere.